Benvenuti a Pluto, il magazine di Rai Alto Adige tutto dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Per cominciare, un accenno a quello che vi proporremo in questa puntata. Andremo a Lana per vedere come vengono realizzate delle vere e proprie chicche per cani. Poi la nostra veterinaria ci parlerà di igiene e pulizia, mentre il Doberman sarà il protagonista della rubrica sulle razze. A seguire in conclusione le news dal mondo animale e la rubrica Cerco casa. Partiamo però subito con il primo servizio. Che siano acciacchi dell'età o postumi conseguenti ad attività di vario genere, la fisioterapia regala spesso a noi umani grande sollievo. Ma quando queste tecniche vengono applicate ai cavalli, la cosa si fa veramente interessante. Siamo al Brahehof a Vilpiano. E lei è Quassi, una velinese di 9 anni. Questa splendida cavalla è la paziente di oggi della dottoressa De Zordo. Giulia è infatti laureata in scienze e tecniche equine, ma si è anche specializzata in un settore della fisioterapia dedicato specificatamente a questi animali. La fisioterapia equina, con le sue tecniche di massaggio, aumenta il flusso sanguigno nel tessuto e soprattutto nel tessuto muscolare. E questo porta ad un maggior flusso sanguigno e anche a più ossigeno nel tessuto. Quindi migliora e favorisce anche il metabolismo. In più bisogna dire che la fisioterapia equina aumenta e migliora anche la forza, la coordinazione del cavallo e anche la condizione fisica. Ma la dottoressa De Zordo ha voluto andare oltre. Nella fisioterapia sportiva il mio obiettivo principale è di aumentare la performance atletica del cavallo. In più un cavallo che sta sotto trattamenti di fisioterapia si riprende molto di più. Poi possiamo aumentare il raggio di movimento di tutte le articolazioni e anche la distendibilità dei muscoli migliora e aumenta, perché solo un cavallo che si muove senza dolore può essere anche un cavallo vincente. E sicuramente vincente è Ozone, esemplare anch'esso di razza velignese che Katrin Erschbamer, fantina affermata e convinta sostenitrice della fisioterapia equina, ha portato alla vittoria in ben 35 gare, delle quali 8 all'ippodromo di Merano. Certamente ci vuole un cavallo dotato e un buon allenamento, ma i particolari contano e la fisioterapia è uno di questi, è importante. Con la fisioterapia permettiamo a tutti i muscoli di lavorare al meglio e al cavallo quindi di sfruttare al massimo il suo potenziale. Ogni cavallo viene considerato in maniera individuale, ma all'inizio, per la fisioterapista, è necessario avere un quadro generale della situazione. Se vado da un cliente per la prima volta, non mi guardo solo il cavallo, ma innanzitutto comincio ad osservare come vive il cavallo, cosa mangia, com'è il suo pelo, come sono i suoi zoccoli. Mi faccio un po' spiegare come lavora il cavallo dal proprietario, però di più osservo anche come lui me lo porta il cavallo, come cammina, come reagisce. Così io mi posso già fare un quadro cosa mi potrebbe aspettare. Poi si parte alla ricerca del problema specifico e inizia la terapia vera e propria. Io inizio sempre con la palpazione, quindi tocco tutti i muscoli, il pelo, quindi sento già subito se c'è qualcosa che non va da un lato, è diverso dall'altro lato, magari un muscolo teso o una zona un po' più calda, un'articolazione gonfia o calda. Controllo tutti i trigger points, se c'è uno attivo, cioè dove il cavallo mi reagisce, e poi controllo anche tutte le articolazioni se riesco a muoverli nel loro raggio di movimento o meno. Ma questa è solo la prima parte del trattamento. Poi ci si sposta tutti nel campo d'equitazione. Qui viene praticata insieme al proprietario o al fantino una terapia fisica attiva mirata. Anche in questo caso l'osservazione della postura e del comportamento dell'animale sono fondamentali per capire se ci troviamo di fronte a un problema o meno.
Il cavallo non può dirti qui mi fa male, quindi un buon cavaliere o allenatore deve saper osservare e capire se è tutto a posto o se in un punto l'animale ha male, per esempio ad un muscolo. Se infatti si riesce a curarlo per tempo, si evitano problemi più grossi. Un concetto deve essere chiaro, che il fisioterapista equino non sostituisce mai il veterinario. Noi collaboriamo, perché se il veterinario dice che il cavallo ha bisogno di una certa medicazione, allora è anche da fare. Noi possiamo solo aiutare e migliorare anche il risultato. Una seduta di fisioterapia dura di solito un'ora e mezza e costa dai 60 ai 100 euro. Per Katrin, visti i risultati, è denaro ben investito, perché per lei la salute ed il benessere dei suoi cavalli sono importantissimi. I cavalli si sono abituati a questo, lo aspettano, sanno che è bello, si rilassano e qualche volta addirittura sonnecchiano o si addormentano. Si può dire che Julia qui ha trovato la cosa giusta per loro. E infatti pare proprio che Quassi trovi la fisioterapia molto divertente. Ma anche per Julia e Katrin è un momento per condividere insieme il piacere di stare con questi stupendi animali e garantirne nel contempo il benessere. Salutiamo questi magnifici cavalli e andiamo subito in studio dalla nostra veterinaria per sentire di cosa ci parlerà. Oggi parleremo di igiene e pulizia dei nostri animali. Come la affrontano? Dal loro punto di vista è una cosa veramente seria. La praticano a modo loro tutti i giorni con svariati sistemi, leccandosi, pettinandosi il pelo, affilandosi le unghie, rotolandosi nel fango per tenere la pelle idratata e profumare di buono. Quindi un concetto un po' diverso dal nostro. Teoricamente no, l'obiettivo è sempre essere puliti. Praticamente è diverso il percorso per arrivare al risultato ed è qui che iniziano i problemi. In che senso? Per noi umani la pulizia e l'igiene hanno un valore sociale, per gli animali solo una valenza fisiologica. Poi noi usiamo per lavarci tantissimi prodotti molto aggressivi e di solito eccessivamente profumati per appagare il nostro olfatto. A loro, che lo hanno molto più sviluppato del nostro, queste sostanze provocano un sovraccarico sensoriale o anche delle piccole lesioni della pelle. E perché? Perché l'involucro che li protegge è strutturato in maniera diversa dal nostro. Hanno spesso un folto pelo che protegge l'epidermide vera e propria dagli agenti atmosferici e dai raggi UV e che, intrappolando l'aria, isola dal caldo e dal freddo, evitando la disidratazione. Hanno delle ghiandole che producono un film lipidico, di grasso, che crea una barriera protettiva nei confronti di batteri e lieviti che possono attaccare la pelle. Quindi è chiaro che per intervenire sulla loro igiene e pulizia bisogna partire da queste caratteristiche ed agire rispettandole, altrimenti rischiamo, per assurdo, di fare più danni che altro. Come intervenire allora? Partendo dal loro modo di tenersi puliti, spazzolando il pelo giornalmente, controllando gli spazi interdigitali delle zampe e verificando che tra le pieghe della pelle e nelle orecchie non si sentano cattivi odori che potrebbero essere segno di un problema da sottoporre al veterinario. Per quanto riguarda un nostro intervento diretto, lavare i denti con appositi spazzolini e soprattutto con dentifricio per animali. Quelli umani, infatti, non vanno bene perché contengono sostanze per loro tossiche. Le zampe e la zona genitale, poi, possono essere pulite con delicatezza anche tutti i giorni, ma per il bagno completo, che mi raccomando, va fatto solo ogni uno o due mesi, utilizzate uno shampoo specifico per animali. Ricordate poi di asciugare bene il vostro amico con degli asciugamani e con il phon. Un sottopelo bagnato è un importante fattore predisponente per infezioni, soprattutto a carico della cute. Come sempre, grazie alla dottoressa Misfatto. E cambiamo decisamente argomento. Sono delle piccole chicche. Attenzioni di tendenza per soddisfare anche i padroni più esigenti. Ma in fondo, si sa, al nostro piccolo amico non si nega niente. Sì, sì, vedete proprio bene. Cani con il Sarner Younger. Tipico, bello, di moda e naturalmente fatto a mano e su misura.
Ma facciamo un passo indietro. Tutto è iniziato, e scusate il gioco di parole, in un negozio di lana a lana. La idea è nata perché abbiamo una conoscente e che lei ha preso un cagnolino e si lamentava che nessun costume già confezionato gli andava bene, perché l'altro era troppo grande, l'altro era troppo piccolo, troppo stretto, e non funzionava, non andava mai uno bene. E allora ha chiesto a me: dai, come scherzo gli facciamo una maglia. E noi poi abbiamo detto: sì, dai, gli facciamo un sarner. E così è nata l'idea per un sarner. Il sarner Younger, o più semplicemente sarner, prende il nome dal suo luogo di origine, la Val Sarentino, Sarntal in tedesco. Questo cardigan fatto di lana di pecora lavorata a piccole maglie molto strette nasce come capo d'abbigliamento tipico della popolazione contadina sudtirolese. Oggi il sarner è stato riscoperto come capo trendy ed, essendo naturalmente caldo e molto resistente, il passaggio all'alta moda animale è stato conseguenza inevitabile. Di solito arriva il cliente tipico tradizionale che indossa un sarner e vorrebbe il sarner anche per il suo cagnolino. Il sarner del cane è proprio come il sarner di un adulto, è proprio originale, sia i bottoni, anche il modo in cui come viene fatto. La sua realizzazione è un piccolo rito. Innanzitutto vengono decisi i colori. Poi tutti gli altri dettagli. Le possibilità sono moltissime. Allora, i colori che uno sceglie normalmente sono quelli tradizionali. Allora parliamo del grigio, grigio chiaro, grigio scuro, marroncino, e i bordi poi variano, possono essere sia il rosso, il celeste, il verde, dipende poi del gusto. Però se un cliente vuole un sarner in fucsia, in un blu vivace, lo facciamo in tutti i colori. Il passo successivo sono le misure, perché il sarner tradizionale, anche se è per il cane, deve vestire a pennello. Il nostro amico perciò deve avere un po' di pazienza. Bisogna misurare la circonferenza del collo, quella del torace e la lunghezza della schiena. Solo a questo punto le nostre creative potranno imbracciare i ferri del mestiere e mettersi all'opera. Ci vogliono in media 2 giorni per completare un sarner per cane. Quando sarà finito, non sarà un capo solo bello e comodo da indossare, ma anche facile da curare. Allora, è una lana pura, 100%, trattata in modo che si può lavare in lavatrice a 40 gradi, e così il cliente non ha problemi nel mantenerla pulita. Questa è una cosa importante, perché il cagnolino si muove, si sporca, allora queste cose devono ben essere lavate bene. Anita e Margit hanno deciso di vendere le loro creazioni nel vicino negozio per animali, perché è lì che di solito si rivolge il proprietario che cerca qualche cosa per il proprio cane. Sono persone, per esempio, di cani di piccola taglia che hanno già tanti cappotti a casa, vogliono cambiare e vedono quel sarner e sono emozionati. Nel mese di ottobre, novembre e dicembre vengono tanti turisti italiani, svizzeri, tedeschi che vengono poi nel nostro negozio e vedono questi sarner. Dopo sono molto affezionati e le sarner vengono comprate. Il costo di un sarner su misura per Fido si aggira sui 60 euro. Un prezzo tutto sommato accettabile per avere un pezzo unico di tradizione sudtirolese per il proprio amico a quattro zampe.
Un Sarner, il cane protagonista della nostra prossima rubrica, diciamolo, forse proprio non se lo metterebbe. Di origine tedesca, prende il nome dal creatore della razza Friedrich Louis Dobermann. Di taglia medio-grande, forte e muscoloso, può arrivare ad un'altezza di 70 cm e un peso di 45 kg. Il suo pelo, raso e lucidissimo, è di colore nero e marrone e non necessita di particolari attenzioni. Al contrario di quello che si dice di questa razza, è un animale abbastanza tranquillo e socievole. Certo, è pur sempre un cane da guardia e quindi va trattato con attenzione. Se per esempio il suo padrone viene in qualche modo minacciato, allora non disdegnerà di mostrare il suo sorriso a 42 denti. È un cane molto obbediente e, se ben educato, risponde ai comandi con effetto immediato, ma per questo motivo ha bisogno di un leader deciso e sicuro che lo sappia gestire. Con i bambini, una volta abituato a socializzare, non ha problemi e si dimostra paziente e tollerante, ma soprattutto con i piccoli non appartenenti alla famiglia, la presenza del padrone è sempre necessaria. Un bel cucciolo deve costare almeno 700 euro. Trovarlo ad un prezzo più basso è sintomo quasi certo di problemi all'orizzonte. Per concludere, un mito da sfatare sul Doberman, cioè quello che vuole che l'eccessiva crescita del cervello nella scatola cranica lo porti alla pazzia. Ovviamente è assolutamente falso e non ha alcun riscontro scientifico. Ed ora notizie e curiosità dal mondo animale. Sta per scadere il termine per la registrazione sul sito del Ministero dell'Ambiente delle specie esotiche invasive. L'obbligo è finalizzato alla prevenzione della diffusione incontrollata di animali che possono essere pericolosi per gli ecosistemi naturali, modificandone irrimediabilmente l'equilibrio. Tra le specie soggette alla segnalazione ne troviamo alcune diffuse come animali domestici anche da noi, tipo le tartarughe dalle guance gialle o quelle dalle orecchie rosse che qui abbiamo ripreso abbandonate al lago di Caldaro, dove hanno creato diversi problemi. I proprietari di questi animali potranno continuare a detenerli, ma dovranno iscriverli al registro e, ovviamente, non rilasciarli in natura. Da ormai molti anni si riscontra un boom del numero dei cani in Alto Adige. Ma cosa piace così tanto di questi animali? Da un'indagine risulta che sono percepiti come fedeli compagni o utili alla sicurezza come cani da guardia. Molte persone con loro parlano e li ritengono decisivi per creare nuovi contatti sociali. Compagni di giochi e nelle attività sportive vengono anche indicati come fondamentali in presenza di bambini. Denominatore comune tra quasi tutti gli interpellati, il fatto che quando un cane arriva in casa diventa un membro a tutti gli effetti della famiglia. Una gatta può partorire da 4 a 6 cuccioli 3 volte all'anno. Una singola coppia con la sua progenie può dare origine in 10 anni a 240 milioni di esemplari. Numeri importanti che generano problemi altrettanto importanti che devono essere evitati. La sterilizzazione è una soluzione semplice e indolore che tra l'altro porta anche dei vantaggi pratici di natura igienica. I gatti sterilizzati, infatti, diventano in media più tranquilli e smettono di marcare il territorio, quindi la nostra casa, con l'urina maleodorante. Da un cane fortunato adotto nostri amici che di fortuna e di amore ne hanno decisamente più bisogno. Thank you.
Come ogni volta rinnovo l'appello ad una visita in uno dei rifugi per animali della provincia, se doveste essere intenzionati ad adottare un animale. Pluto di oggi termina qui. Non mi rimane altro che ringraziarvi e sperare che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Il nostro viaggio nel mondo animale prosegue e quindi vi aspetto per la prossima puntata sempre qui su Rai Alto Adige. Arrivederci!